Footbox. 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 Dare una seconda vita agli oggetti. E questo è l'obiettivo dell'amministrazione comunale di Montesilvano con l'apertura del centro del riuso di Via Nilo, vicino al centro sportivo Unicentro. Il taglio del nastro è avvenuto alla presenza del sindaco Ottavio De Martinis, dell'assessore all'igiene urbana Paolo Cilli e dell'ingegnere Nicola Della Corina, responsabile dell'ATI Consorzio Formula Ambiente e SAPI. Fra i primi in Abruzzo, il centro del riuso di Montesilvano è già operativo il giovedì dalle 15 alle 18 e il sabato dalle 10 alle 13. Ed in questa prima fase potrà accogliere tutti quegli oggetti che i cittadini di Montesilvano non intendono più tenere nelle proprie abitazioni, ma che sono ancora in buone condizioni e che possono essere utili per altri. Sindaco Ottavio De Martinis, con l'apertura di questo centro del riuso, la conferma che Montesilvano crede nell'ambiente, crede nell'ecologia, crede anche nell'aiutare persone che hanno bisogno di, in questo caso, anche di materiali che potrebbero essere buttati, invece così non è. Sì, il centro di riuso di Montesilvano che oggi inauguriamo ha tanti benefici per il territorio, sicuramente quello del rispetto dell'ambiente, perché tanti materiali che magari anche buoni oggi possono essere appunto riciclati sarebbero inevitabilmente sarebbero diventati rifiuto e magari, perché no, anche in alcuni casi depositati, come spesso accade purtroppo tristemente sul territorio. Ma al di là di questo beneficio poi ce n'è un altro, come dicevi, di natura sociale, perché magari ci sono degli oggetti che per qualcuno non rappresentano più un'utilità, ma ci sono famiglie invece, altri soggetti che ne hanno davvero bisogno, e quindi ecco, uniamo sia un discorso prettamente legato all'igiene urbana a un discorso sociale, e questo la dice lunga su quanto oggi sia importante questa giornata. Assessore all'igiene ambientale del Comune di Montesilvano, Paolo Cilli, oggi si mette il punto, no, su questo centro del riuso, un iter iniziato tanto tempo fa. Molto soddisfatto e orgoglioso il Comune di Montesilvano. Assolutamente, siamo orgogliosi. Questa è una struttura che abbiamo realizzato con un contributo regionale che ci è stato assegnato nel 2015, ma che la cui convenzione è stata stipulata intorno al 2017. Siamo molto felici perché oggi diamo una nuova opportunità ai nostri concittadini. L'opportunità è quella di evitare di disfarsi in discarica di materiali che purtroppo, dovuto anche al nostro consumismo sfrenato, oggi vanno in discarica, cose che potrebbero essere utilizzate per una nuova vita da altre persone. Quindi qui i cittadini potranno venire e portare i materiali ancora in buono stato di conservazione per poter essere poi da altri cittadini presi gratuitamente. Ecco, da diversificare il tema dei rifiuti con il tema del riuso. Certo, come dicevo prima, i cittadini qui porteranno dei materiali che saranno riutilizzati da altre famiglie. Mentre nei nostri centri di raccolta, uno è già esistente, uno aprirà da qui a un mese, i cittadini possono disfarsi di quei materiali che sono ormai inutilizzabili. L'invito è veramente a tutti i cittadini di utilizzare questa struttura, che se ne trarranno diversi benefici. Uno, riusciamo a migliorare anche il nostro ambiente perché riduciamo il quantitativo di materiali da portare in discarica, ma soprattutto perché evitiamo appunto che cose in buono stato di conservazione debbano essere gettate, e quindi anche un servizio sociale per quelle persone che magari spendendo assolutamente zero potrebbero utilizzare questi materiali. Stiamo stabilendo, abbiamo già votato un regolamento in Consiglio Comunale, saranno dati dei punteggi al materiale che viene consegnato e ai cittadini appunto sarà data una scheda di 20 punti, una scheda fittizia perché è un sistema gestito da noi informaticamente, dove appunto a scalare andranno questi punti, quindi ogni cittadino potrà spendere, diciamo, questi 20 punti l'anno. Naturalmente abbiamo esteso questa cosa anche alle associazioni, perché magari è capitato a volte che dei materiali, anche associazioni, per le associazioni anche da fuori comune, perché magari hanno necessità associazioni benefiche di qualche materiale che noi può essere utilizzato, quindi passata una fase temporale
che i cittadini non hanno richiesto quel materiale, potranno chiederlo appunto queste associazioni. Arredamento, giochi, attrezzi da ginnastica, libri, fumetti e molto altro possono essere portati dunque in questa nuova struttura e lasciati in consegna agli operatori presenti, che ne verificheranno la ricevibilità secondo il regolamento comunale, scaricabile dal sito www.formulambiente.it nella sezione Montesilvano. Nelle prossime settimane sarà anche disponibile un sito web dedicato per poter visionare gli oggetti in deposito e disponibili al ritiro. Per il primo mese di attività sarà possibile solo la consegna, mentre dal prossimo 20 maggio sarà possibile anche ritirare gli oggetti, che saranno dati gratuitamente, secondo il regolamento, a coloro che lo richiederanno. Entriamo negli aspetti tecnici di questo centro. Sì, sicuramente per noi è un motivo di soddisfazione aprire questa struttura, perché finalmente cominciamo a parlare di bene da riutilizzare piuttosto che di rifiuto. Qui abbiamo il primo mese in cui avremo il centro aperto solamente in ricezione, così gli utenti di Montesilvano potranno cominciare a conferire i beni su pelletti, arredamento, abbigliamento, carrozzine, culle che non utilizzano più ma che sono ancora in buono stato, tali da poter essere riutilizzate da un'altra famiglia, da un'altra persona, e noi le apporremo sopra, le inventariamo, le mettiamo sopra un catalogo multimediale. Fra qualche settimana sarà disponibile sul sito web di Formula Ambiente del Comune di Montesilvano il catalogo multimediale, dove chiunque potrà visionare gli oggetti che fanno al caso loro, e dal 20 maggio sarà aperto il centro anche in prelievo, cioè l'utente, dopo essersi accreditato presso di noi, potrà venire a prendere in maniera assolutamente gratuita l'oggetto. È un centro che prima ospitava il vecchio mattatoio, comunque adiacente già a uno stabilimento di Formula Ambiente, quindi riuscite a gestire tutte e due le cose avendo sotto controllo la situazione. Esattamente, il Comune ci ha messo a disposizione questo spazio non più utilizzato, noi gli diamo una nuova vita, come questa struttura è stata pensata proprio per dare una seconda vita alle cose. In un periodo di crisi economica dove tante famiglie sono in difficoltà, pensiamo che sia una risposta efficace ai bisogni delle persone e anche per essere operativi e concreti verso la transizione ecologica. La sfida attuale è quella del centro di riuso, di avere anche qui un'accoglienza verso gli utenti che vengono a portare i beni in maniera propositiva, cioè perché tanta gente ogni giorno si disfa di oggetti senza pensare che potrebbero essere riutilizzati tal quale. E quindi la nostra sfida è quella di far passare questo messaggio alla gente, che prima di buttare qualcosa, pensare se può servire a qualche donato. Chiudiamo, ci sarà un altro centro del riuso in Abruzzo, ci state pensando, in un altro comune dove è presente Formula Ambiente? Guardi, noi siamo operativi anche nel comune di Chieti e anche lì il comune sta pensando da diverso tempo ad aprire un centro del riuso anche lì. E questa esperienza che noi ci apprestiamo a fare nel comune di Montesilvano ci sarà utilissima per poter più efficacemente continuare questa attività anche nel comune di Chieti. Continua, ora impreziosito da questo progetto del centro del riuso, l'impegno del comune di Montesilvano in Formula Ambiente verso il miglioramento della gestione dei rifiuti su tutto il territorio comunale, anche in vista della bella stagione quando il centro adriatico tornerà a ripopolarsi di turisti. Ecco, in passato avete aperto anche tante isole ecologiche per far conferire i rifiuti, ma qual è anche l'obiettivo, no, in futuro del comune di Montesilvano? Tanto è stato fatto e tanto si dovrà fare, soprattutto in materia di raccolta porta a porta, che noi vogliamo estendere su tutto il territorio, oltre al dotare ulteriori isole ecologiche in alcune zone che è di pregio turistico, che diversamente sarebbero, una volta arrivati i turisti sul nostro territorio, sguarnite e sforniti di un servizio importante come quello del conferimento dei rifiuti. E quindi lavoreremo, come fatto fino ad oggi, alacremente affinché tutto questo possa avvenire nel minor tempo possibile. Montesilvano che cerca, anche in vista della stagione estiva, di continuare a sviluppare l'immagine, soprattutto da questo punto di vista.
Sì, assolutamente sì, perché proprio in vista della stagione estiva, con le tante abitazioni, seconde case che abbiamo, che appunto insite sul nostro territorio, ogni anno vediamo che in questi mesi ci si disfa di tantissimo materiale. Questo vorremmo evitarlo, perché oggi è facile andare in un qualsiasi negozio e comprare una sedia piuttosto che un tavolo, perché magari per una questione di spazi, dimensioni, o perché lo vogliamo semplicemente cambiare, però quel materiale può tranquillamente e comodamente essere utilizzato da un'altra famiglia. Football box.